Siamo a Capo Taormina per provare la nuova Lancia Flavia. È una cabriolet, non si chiama Lancia Flavia cabriolet perché la Flavia adesso avrà solo questa versione, che ha un prezzo di 38.000 euro, questa unica versione full optional. Andiamo a vedere come si comporta su strada, pregi e difetti. My temperature is rising, swarm, my heart is beating on the long when I feel you by my side. Please come near, I wish to hold you close. Take my hand and let yourself go. I tend to freeze the fills the air, I feel your nearness everywhere, don't stop to make me. Certo, per un'auto da 38.000 euro la chiave buca tasche che non si piega è decisamente inadeguata. Sono già bucato la tasca, mannaggia. Non ha il keyless neanche come optional. Non ha i sensori di parcheggio. Le bocchette non si possono chiudere a mano. E la componentistica, vabbè, insomma, è abbastanza semplice. Le bocchette si possono solo regolare, orientare, ma non si possono chiudere singolarmente. Stiamo salendo verso l'Etna, guardate la natura rigogliosa, questa è la terra intrisa di lava, l'energia della lava, che dà un profumo di mimosa. Profumi di Sicilia, quasi il mal di Sicilia come il mal d'Africa potrebbe venire, ma è proprio la natura rigogliosa, si percepisce la forza del vulcano, forza che non c'è nel motore di questa Flavia ovviamente. Un altro difetto che abbiamo rilevato è l'eccessiva distanza fra pedale del freno e pedale dell'acceleratore, tanto che il piede finisce in mezzo. Io porto 43 di piede, quindi non è un piede particolarmente piccolo, e può capitare di trovarsi in difficoltà perché di non avere piede né sul freno né sull'acceleratore, insomma. Non è molto bello. D'altra parte, guidando tranquilli, questo rischio si corre bene. Allora Gianni, cosa ne pensi di questa Flavia? È importante vedere come la classifichiamo. Certamente non è un modello che non fa concorrenza ai grandi nomi, non costa eccessivamente, ti dà molto, chi vuole una cabrio per divertirsi secondo me trova il veicolo ideale. Divertirsi piacevolmente, non divertirsi correndo ovviamente, no. Perché le prestazioni non esistono, non ci sono. Le prestazioni per me, per molti come me, non esistono più da tempo, perché le macchine, le automobili sono diverse, perché la situazione in cui gli automobili si muovono è diversa di una volta, perché la circolazione è quello che è. Quindi soprattutto, ripeto, so di essere ripetitivo, ma in un paesaggio come questo la velocità non può dominare sulla bellezza del paesaggio. Io voglio vivere nell'ambiente che mi circonda e questa automobile mi fa vivere bene, sufficientemente silenziosa, comoda e penso anche sicura. Quindi io ho il massimo e mi diverto. Sì, perché per le prestazioni che ha è assolutamente sicura, la tenuta di strada è buona, un buon pianale, non è molto americana. Il settaggio delle sospensioni lo trovo abbastanza adatto a queste strade. Basta non andare velocemente quello che lei non richiede, quello per cui lei non è assolutamente adatta. Ecco, io direi che è per questo che il signor Marchionne, che certamente di intelligenza e furbizia ne ha da vendere, ha deciso di portare negli Stati Uniti l'Alfa Romeo, che molto probabilmente avrà le prestazioni, e di tenersi la Flavia come mezzo per vivere anche quando non c'è l'Italia e quello che di bello l'Italia ha.
If the fish swam out of the ocean and grew lax and they started walking, and the apes climbed down from the trees and grew tall and they started talking, and the stars fell out of the sky and my tears rolled into the air.